Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi da questa postazione esotica ancora torniamo con una review perché infatti ho avuto la possibilità di testare grazie al buon Junkie diversi giocatori Winter Wild Card, praticamente tutti, e oggi vi porto appunto la recensione dei tre che mi sono piaciuti maggiormente e sui quali so c'è un po' più di hype, ovvero Gabriel Jesus, Adama e Maximin, con una menzione speciale poi anche all'SBC di Bailey. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere subito le clip di come hanno reso in game. Partiamo subito con una clip di Gabriel Jesus, che come potete vedere con campo totalmente spianato non riesce a mettersi dietro Campbell. Poi però si redime con questo pallonetto davanti la porta. Mi è sembrato veramente clinical nei pallonetti, non capisco perché pare che segnava solamente con questo tipo di conclusione. Qui un'altra volta doppio passo, viene chiuso per l'ennesima volta da un difensore. Qui lo potete vedere palla al piede con le skill, vi ripeto, guardate la rapidità di esecuzione, così come guardate la esecuzione perfetta anche di Maximin, che si gira veramente in un fazzoletto. Qui invece prende un po' più campo, si era poi arrivato ad attaccare un'altra volta il difensore, però riesce a concludere il buon Gabriel Jesus senza trovare la porta. Poi è partito il treno Adama, guardate qua, praticamente da centrocampo è bastato un doppio passo per mettere tutti quanti dietro e arrivare in area per servire il compagno, lo rifà perfettamente anche qui che arriva dentro l'area, stavolta incrocia con un driven pass super preciso per trovare la rete. Qui sempre Gabriel Jesus davanti la porta che finalizza con questa conclusione di mancino, non si sa perché ha tirato di mancino invece di esterno di destro, però l'importante è che abbia trovato la rete. Maximin molto clinical davanti la porta, poi con questi movimenti manda sempre a vuoto l'avversario, guardate qua quante volte si riesce a girare nello stretto senza che i difensori riescano a togliergli la palla. Poi ovviamente vado io a schiantarmi, però anche a livello di corsa, vedete, rispetto a Gabriel Jesus lo trovo superiore, vedete qui come riesce a mettersi dietro Puyol, mentre prima Gabriel Jesus era stato recuperato da Campbell, che voglio dire non è proprio il più rapido dei difensori. Ancora Adama qui, doppio passo, se ne va, palla dentro per Maximin che in buca d'angolo con questo tiro di prima sigla la rete, in questo caso del 4-2. Ancora una volta Maximin con un bel tiro a incrociare di destro, perfetto e preciso, sotto porta, veramente una bella impressione in zona gol, non me l'aspettavo, pensavo fosse molto più una sola. Ancora Adama, palla dentro, stavolta non ci arriva Maximin per il tap-in, però è veramente qualcosa di distruttivo quando si speed boosta quella Adama. Qui ancora una volta Brahim Diaz, un altro giocatore che ho provato, di cui parlerò in un altro video, se ne va, palla dentro per Jesus che si libera bene con una skill e poi va alla conclusione. Qui Adama regge fisicamente, si gira in un fazzoletto, poi perde un pochino la bussola perché quando gli chiedete troppi movimenti un po' si appesantisce, arriva a fare la conclusione ma il portiere la chiude. Ancora, guardate qui, doppio passo, se ne va, palla dentro con il driven pass di sinistro, dentro per Maximin di sinistro che la mette in rete. Quindi piede debole bene per entrambi. Ancora una volta Dama, palla per Maximin, perfetto, preciso, pulito, sembra quasi una sentenza. Gabriel Jesus qui un'altra sequenza dove stavolta riesce ad andare via, complice una difesa dell'avversario ripetibile, ma poi fa un tiraccio inspiegabilmente. Qui palla dentro, ancora per Jesus, ancora tiraccio, portiere qui che non la para, rimessa dal fondo, completamente folle, almeno la porta, mannaggia la miseria, prendimela Gabriel Jesus. Adama sgroppatona, guardate qui come lo provo a far girare dentro l'area di rigore, ma vedete la pesantezza nei movimenti, non c'è quella fluidità che vorremmo. E poi palla per Gabriel Jesus che davanti alla porta a spara fuori. Allora ragazzi, dopo averli provati questi tre campioncini, tiriamo un attimino le somme. Perché? Allora, su Gabriel Jesus ci sono svariate cose da dire. È un 5 skill, 3 di piede debole e si sentono sia benissimo le 5 skill perché palla al piede si muove molto bene, soprattutto nello stretto con le skill lei segue alla perfezione, però quel 3 piede debole onestamente fa un po' la differenza perché per un giocatore che dovrebbe fare la punta avere il sinistro così carente non è proprio il massimo. Infatti davanti alla porta spesso si è rivelato molto discontinuo nel finalizzare. Poi 1,75 m, quindi è piccolino, però ha un body type abbastanza particolare perché è più spesso di quello che uno si aspetterebbe. Difatti, poi con quel 76 di forza che si ritrova, quel parametro 96 di agilità e 90 di reattività sono totalmente falsati, perché con la levetta questo non è che si gira benissimo, cosa che invece fa molto meglio il suo collega che vedremo a breve.
Per carità, poi sotto porta, vi ripeto, per segnare segna, anche se secondo me quell'89 di finalizzazione è abbastanza fake, la potenza tiro anche lì alle volte non è che si sia rivelata sul 90, ma sembrava un po' più bassa. Io credo che si senta tutto con l'83 di freddezza, che non è un parametro proprio top, e infatti questo giocatore ha un rendimento altalenante. Poi, se ve lo dovessi valutare al 100%, io credo che è il classico giocatore che rende meglio su PS4 piuttosto che su PS5, perché su PS4 abbiamo un gioco un po' più, voglio dire, rapido, ok? Dove i giocatori brevilini come lui sono favoriti, anche se lui di brevilinio c'ha sì la stazza, però poi alla fine, vi ripeto, a livello di corporatura sembra quasi più grosso, ha un body type stile Muriel piuttosto che un body type stile Beyeder, che voglio dire è un giocatore tipo questo Gabriel Jesus. Quindi diciamo che io gli do come voto finale un 7 su PS5 e un 8 meno tendente al 7,5 su PS4. Stile d'intesa sicuramente cacciatore, ruoli consigliati, la punta in un attacco a due, oppure l'esterno, ma solo su PS4, perché su PS5, come avete visto, non prende per niente velocità né con gli speed boost né con i doppi passi. Veniamo ad Adama Traoré, perché lui è uno di quelli che probabilmente all'interno di questo video mi è piaciuto di più. 4 skill, 4 piede deboli, il solito boost per rendere Adama utilizzabile. Pagato anche discretamente poco, quindi il rapporto qualità-prezzo con lui siamo veramente al top. È un treno, raga, pochi cazzi, è straveloce, lo avete visto quando parte lì sulla fascia, soprattutto se si lancia con dei doppi passi, è una roba che è veramente fuori di testa. Nonostante quel 78 di passaggio corto, anche con i dribble pass, io mi sono trovato bene a passare dall'esterno al centro per servire le punte e andare a finalizzare. Quindi quella statistica secondo me meriterebbe un po' più di giustizia. 80 di freddezza mi preoccupava come valore, però in realtà non mi è sembrato influire più di tanto. Così come quell'83 di finalizzazione non mi è sembrato così male. Difatti avete visto pure con il driven shot quanto sia stato preciso questo Adama. Chiaro, 85 di agilità non lo sentite mai nella vita, perché con quel 90 di forza e il body type di Adama sembra che state muovendo un tir, però fondamentalmente non è quello che richiedete a un giocatore di questo tipo, quello di muoversi nello stretto. Con lui prendete palla, correte come dei tori e cercate di portare la palla su per poi magari fare la classica scaletta. Quindi lui sicuramente meglio su PS5, al contrario di Gabriel Jesus, perché infatti lo stile d'intesa consigliato è architetto per far sì che diventi Lengthy, ok? Questo per farvi capire, un giocatore già che ha 97 di velocità con questa corporatura, me lo mettete pure Lengthy, ti dico addios. Voto gli do un bel 8,5, soprattutto per il prezzo veramente esiguo, cioè questo magari per qualcuno di voi che è un po' più ricco, anche se non lo volete utilizzare titolare, lo potete tranquillamente mettere da super sub. L'unico problema secondo me di questa carta sono i ruoli, perché può fare solamente l'ATT e l'AT e va a coprire due ruoli che nell'ibridare sono abbastanza centrali e cruciali e magari gli si fa mettere altri giocatori. Avesse avuto all'esterno anche come ruolo, secondo me sarebbe costato molto di più. Ma chiudiamo il video con Alan Saint-Maximin, ultimo giocatore provato, 5 di skill e 4 di piede debole. È un giocatore super versatile, nell'area di rigore mi dà quelle vibes dei FIFA passati dove i giocatori si giravano benissimo su se stessi. Quest'anno probabilmente lo fa solo Messi, meglio di lui, ma veramente mi è piaciuto tanto. Veloce perché è veloce, anche se anche qua ritorna la componente, forse relativamente alla velocità, meglio su PS4 che su PS5. Però quell'80 di finalizzazione, avete visto, io lo trovo tremendamente fake, perché paradossalmente penso di aver fatto 10 tiri, 10 gol con sto Maximin. Non mi ha sbagliato una conclusione, veramente clinical. Bene anche nei passaggi corti, quell'agilità 96, vi ripeto, clamoroso. Non mi spiego l'82 di reattività, perché, cioè, è molto reattivo questo giocatore, così come quell'81 di forza mi spaventava, perché Maximin ha sempre avuto un body type un po' più particolare, invece quest'anno l'hanno snellito e questo contribuisce sicuramente a renderlo un giocatore migliore. Per me lui lo potete tranquillamente giocare sia PS4 che PS5 da esterno, perché sì, o da punta in un attacco a 2 o volendo anche in un attacco a 1, in questo caso, visto il 4 di piede debole, però in un attacco a 2 meglio.
e potete tranquillamente metterlo sia su PS4 che su PS5. Potrebbe avere una marcia in più su PS4 perché è ancora di più meglio di Gabriel Jesus, però anche su PS5 dice tranquillamente la sua. Menzione a parte invece per Eric Bailly, giocatore che ho testato. Innanzitutto partiamo dal prezzo, perché costa veramente due spicci. Un difensore di 1,86 m con una bellissima fisicità, è veloce, ha un ottimo passaggio, discretamente agile, stats difensive tutte quante al top, 92 di forza, 93 di aggressività, 89 di freddezza. Io non capisco perché mi arrivano in questi giorni tante domande su Maldini quando avete un Bailly che chiaramente non linka come linka Maldini, però visto che è un giocatore di Ligue 1, secondo me la possibilità di metterlo in squadra ce l'avete praticamente tutti. Anche solo da super sub, banalmente io lo sbloccherei, ma è molto preciso negli interventi. Si attacca bene all'uomo, è automatico, cioè fa tutte le cose giuste per 60.000 crediti. Questo secondo me è un delitto non sbloccarlo. Raga, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quale di questi giocatori vorreste andare a provare, quale vi ha convinto a guardare le immagini e quale meno. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Vi auguro un felice 2023 se state vedendo questo video il 1° gennaio. Un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.